Alla prima conferenza stampa indetta sabato 2 gennaio, il nuovo direttore delle ULS Veronesi disse di voler approfondire le sue conoscenze sanitarie sul territorio e cominciò fin da subito a supervisionare gli ospedali. E oggi la stampa è al suo seguito e l'hospital tour è iniziato dall'Orlandi di Bussolengo. Pietro Nicola Girardi, uomo diretto, incisivo, preparato ed attento a tutti gli aspetti sanitari, entra subito in relazione con i primari dei vari dipartimenti. Contatto umano tra i colleghi è uno dei suoi principi. Assolutamente sì, la sanità è un servizio fatto alla persona, non può esserci un servizio fatto alla persona se non c'è contatto umano, se non c'è umanità tra colleghi e soprattutto tra interpreti della sanità, quindi medici, infermieri e l'utenza. Sicuramente l'umanizzazione delle cure è uno dei temi importanti che dovremo affrontare, che stiamo già facendo, ma che dovremo affrontare e migliorare continuamente. Dall'Orlandi di Bussolengo si passa al Magalini di Villafranca, un ospedale che subì danni per un incendio e che dopo 12 anni ora potrà offrire tutti i servizi ai cittadini. E subito, accompagnati dall'ex commissario Antonio Canini, delegato per la Regione Veneto per la ricostruzione del Magalini, ci si inoltra nei corridoi per visitare la nuova struttura che a breve sarà ultimata. Quale sensazione ha avuto nel visitare le nuove aree del Magalini? Ma una sensazione di gioia, perché è un evidente segno di come la Regione Veneto sta continuando a mantenere l'eccellenza che negli ultimi anni ha confermato e dimostrato da sempre. L'ospedale è all'avanguardia in tecnologia, addirittura ci sono pochi ospedali in Italia, forse due, che per certe soluzioni tecnologiche hanno mantenuto e hanno raggiunto questi standard. È ancora da completare, ma manca poco. L'ULS 22 ha dimostrato di essere virtuosa, quindi può anche investire. Qui alle sue spalle c'è una lavagna ancora intonsa. Che cosa vorrebbe cominciare a scriverci? Si parla di nuove tecnologie e noi andiamo ancora con la lavagna. È una memoria... No. Allora, le nuove tecnologie che già ci sono e che vengono utilizzate, però devono comunque abbinarsi a quella che è la più grande risorsa che ha il sistema sanitario, che sono le persone. Ed è il primo investimento che sicuramente voglio continuare a fare, perché poi si è sempre investito in persone. La lavagna serve con le persone, perché un conto è la tecnologia è comunque fredda, e invece la lavagna ha ancora quel calore di una scrittura tipo questa, no? Allora, mentre si scrive, le persone leggono e sentono qualcosa nella testa e nel cuore. E io penso che questo sia comunque una cosa importante che va scritta a mano. Ecco, quindi valorizzare le persone significa valorizzare sia i professionisti e valorizzare anche l'utenza e il rapporto con l'utenza. Umanizzazione della cura, questa è una delle cose principali da fare. Lasciati gli ospedali dell'azienda ULS 22, ci si dirige verso est, San Bonifacio, al Fracastoro, un ospedale di confine tra due province venete, una struttura a cui affluiscono anche molte persone da ogni parte d'Italia. Tra i primi obiettivi del suo mandato di rettore, so che vuole contenere le liste d'attesa. Il primo strumento che metteremo in piedi per contenere le liste d'attesa è il CUP provinciale, perché potendo contare su tre aziende, l'azienda ospedaliera nell'ambito provinciale, sicuramente la domanda verrà ridistribuita. Insieme a questo lavoreremo tanto con la medicina generale in modo da dare sempre più prontezza alle prestazioni che vengono richieste. Lei, da quanto abbiamo capito, non è il direttore che se ne sta dietro alla scrivania, ma pronto a relazionarsi anche con gli utenti, non solo con i medici. Certo, dovrò fare un bel salto, nel senso che dovrò anche un po' modificare il lavoro che farò, perché ero abituato in una struttura sicuramente più piccola. Però oltre a riuscire a lavorare, come avete visto quando parlando prima con i primari, direttamente con loro, l'utenza avrà un occhio di riguardo diretta con me. Fisseremo un giorno in cui riusciremo a accogliere tutte le istanze, i suggerimenti che le persone riescono a darci.
L'ULS Scaligera la vede direttore dell'azienda ULS 20 e commissario della 21 e la 22. Ma che cosa accadrà per i pazienti? Allora, quest'anno non c'è l'ULS Scaligera, almeno per adesso, perché il Consiglio stabilirà quante e come si chiameranno le ULS del futuro. Quest'anno siamo sicuramente l'ULS 20, l'ULS 21 e l'ULS 22. Lavoreremo in sinergia nelle tre aziende per riuscire a dare il meglio che c'è in ogni singola azienda a tutti quanti i nostri utenti. Ultima tappa, direzione sud, Legnago, ospedale Mater Salutis. Un ospedale che Pietro Nicola Girardi conosce. Fu dirigente per 5 anni negli anni 90. Qui ricoverò anche il padre. E il 1 gennaio, a 2 giorni dal suo nuovo mandato, alle 7 del mattino girava già nelle corsie dei vari reparti. Ma le eccellenze sanitarie per lei quali sono? Le eccellenze sanitarie sono tutto quello che un medico riesce a fare per un paziente, quindi non c'è una cosa che prevale sulle altre. L'importanza qui a Legnago di alcune specialità c'è ed è evidente, sono quelle che danno l'importanza all'ospedale e sono tutte quelle specialità che in altri posti costituiscono hub provinciale, mi riferisco alla radioterapia, mi riferisco alla cardiologia interventistica, mi riferisco alla stroke unit, sono specialità che danno elevata importanza del ruolo che l'ospedale di Legnago ha nell'ambito della rete che nessuno mai metterà in discussione. Per ciò che ha rilevato fino ad ora, direttore, quali sono i pregi e i difetti di questa nuova riorganizzazione aziendale sanitaria? La riorganizzazione la stiamo facendo, è bello perché è anche entusiasmante perché è in divenire. Il progetto è quello di riuscire a mettere in rete tutte le eccellenze che ci sono nella provincia di Verona, azienda ospedaliera compresa direi, quindi lavorare in collaborazione nei vari ospedali, ma non solo negli ospedali, anche cercare di portare il meglio nell'ambito del territorio con tutti gli stakeholder del sistema, i medici di medicina generale, i farmacisti, il mondo del volontariato e tutto quello che gira intorno alla disabilità. Investire nelle ULS significa investire nella salute del cittadino. Assolutamente sì, nella sanità si spende ma si investe, tutto quello che è visto come costo è una visione sbagliata nella sanità. Stiamo investendo per curare le persone, stiamo investendo per riuscire a prevenire malattie con tutta l'attività che viene fatta persino nei controlli delle attività produttive, nel mondo nei veterinari, nel mondo della sanità animale, quindi la sanità ha aspetti che normalmente il cittadino comune non riesce neanche a pensare, si pensa alla sanità semplicemente come la cura e non finisce lì, è evidente che inizia molto prima perché inizia col prevenire, con l'attività fisica, con i controlli che vengono fatti in tutto quello che noi mangiamo, in tutto quello che noi in qualche modo respiriamo. La sanità non è solo l'azienda sanitaria, ci sono altre componenti, l'ARPAF che controlla l'aria che respiriamo, gli screening che vengono fatti di grossissima importanza per riuscire a prendere in tempo tutto quello che sta già sorgendo ma che con la tempestività si riesce a curare.